Benvenuti a tutti. Oggi è venerdì, 23 dicembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Venerdì temporalesco. Purché Natale sia sereno. Pazienza se oggi vi toccherà prendere l'ombrello e attivare anche i parafulmini, purché la vigilia e Natale siano sereni. A spingervi a fare queste considerazioni l'opposizione Luna-Marte, entrambi in quadratura al vostro segno, mentre Nettuno non si accontenta di bisticciare con loro, si oppone al vostro segno annebbiandovi la mente. Sfiduciati, ecco la parola giusta, sospettati dal partner, vessati dal capo, gabbati dall'interlocutore, che gioca il ruolo dell'amicone per fregarvi meglio sotto banco. Umore nero, dunque, nerissimo, con una sensazione di scoramento e di stanchezza difficile da descrivere, sperando che non sia l'inizio di un malanno, proprio sotto Natale sarebbe una disdetta. E allora che piova pure stasera, con fulmini e saette, purché le feste siano tranquille, quell'oasi di pace e relax che aspettate da tempo non solo per la vostra famiglia e per la vostra nazione, ma per tutto questo mondo sconvolto da guerre e disastri climatici di portata epocale. Chiarimenti poco fruttuosi, insoddisfacenti. Vi sono delle critiche e dei pettegolezzi che possono rasentare la diffamazione. Un periodo ricco di discordie e litigi, contrasti e zuffe. È un momento estremamente importante e determinante per le cose che si desiderano. Inseguite delle chimere. Cercate di stare coi piedi ben piantati per terra perché il principe delle favole non esiste da un bel pezzo. Oggi il partner potrebbe apparirvi come particolarmente esigente, un disaccordo tra Luna e Marte potrebbe generare qualche malinteso. Prudenza prima di agire. Riceverete una proposta non molto esaltante, in effetti era nell'aria e voi non avete saputo approfittare di qualche occasione utile per svincolarvi e defilarvi. Cercate di rimediare in modo da non suscitare particolari reazioni negative. C'è una persona che vi adula e che mira ad approfittarsene di voi, badate bene di non cadere in una delle sue trame. È soltanto gelosia la sua. Oggi la Luna potrebbe disturbare un po' l'ottimo influsso di Giove sulla vostra giornata. Fate tutto sempre con buon senso e con razionalità. Se vi sentite scoraggiati e sfiduciati sappiate che la giornata di oggi potrebbe essere utile per gettare le basi di qualche progetto che potrebbe darvi, nel tempo, soddisfazioni interessanti e di tutto rispetto. Buone nuove in arrivo, alcune novità potrebbero interessarvi talmente da vicino da esserne piacevolmente coinvolti. Non date ascolto a critiche o pettegolezzi che vi metterebbero solo in ansia. Mettetevi l'animo in pace e guardate avanti per una questione che non è andata esattamente come desideravate. Avrete ottime occasioni per rifarvi, ma per adesso è andata così. Non precipitatevi subito su quello che vi sembrerà una buona occasione, agite con prudenza e guardate tutti i lati della questione. Non vi aspettate mai nulla e fate bene in questo caso, visto l'andamento del periodo. Qualche preoccupazione si annuncia sotto il profilo economico. Lo stress forse vi ha assorbito talmente tanto che non siete più in grado di ragionare serenamente su quello che riguarda l'amore e il calore delle persone. Fino a quando non saprete con certezza chi merita la vostra collera, cercate di nasconderla meglio. Schierati dalla vostra parte annoveriamo ben tre potentissimi corpi celesti, per un totale di 12 pianeti nel panorama zodiacale. Questi pianeti sono il creativo Plutone, pronto a sostenervi con una iniezione di intuizione, di ricettività all'ambiente circostante, di grinta attiva, Urano, pianeta vostro nome tutelare, con la forza di decisione e la capacità di voltare e rinnovare i rapporti interpersonali non manca l'intelligenza di Mercurio che si mobilita per sostenervi piuttosto vigorosamente. Giornata no, peccato proprio il penultimo giorno di lavoro, ma sotto il tiro incrociato della Luna e di Marte opposti tra loro ed entrambi in quadratura al vostro segno, già vessato da Nettuno che vi rema contro, oggi non si può immaginare qualcosa di piacevole. Tanto più che Saturno in sesta casa, la stacanovista, vi fa sgobbare come muli anche se non siete in formissima. Insomma un 23 dicembre da archiviare, sperando che il prossimo sia meno fastidioso e più gratificante. Amore ed Eros.
verso il partner i sentimenti sono confusi, specie se covate qualche sospetto ma non osate esternarlo, rischierete di farci una cattiva figura, e dovendolo poi guardarlo negli occhi per tutta la durata delle feste non vi va. Tenerissimi invece nei confronti dei figli, eccitatissimi per le feste imminenti, sono i loro primi Natali, i più belli che ricorderanno nella vita, perciò vi affannate perché tutto riesca perfetto, magico come in una fiaba. Ecco perché non sopportate l'intervento a sproposito da parte della suocera ciabattona o di mammina ficcanaso, che rischiano di rompervi le uova nel paniere. Perfino Snoopy le guarda storto, anche se come sempre gli portano crocchette e biscottini, ha più senno lui di loro. Un sorriso per dimenticare, un'emozione improvvisa per ripartire, uno sguardo per rinascere. Sappiate cogliere al volo il meglio da questa giornata. Farete le ore piccole e sarà un successone. Siete un segno che non si entusiasma troppo di fronte anche agli stessi successi che sta mietendo. Urano e Plutone, pianeti superpotenti, vi aprono tante possibilità amatorie se siete single e se appartenete alla seconda e alla terza decade. Lavoro e denaro? Presissimi, da stramazzare, ma siete determinati a concludere tutto per godervi una o addirittura due settimane di chiusura. Se con la scusa del risparmio energetico l'azienda chiude per 7 giorni, gli altri ve li prendete voi godendovene ben 16 di riposo. Che pacchia stare senza vedere il vostro capo sempre così antipatico e pressante e senza uscire di casa al mattino presto, facendovi un lungo tragitto a piedi o con i mezzi. L'avete proprio indovinata e anche se non potrete starvene fuori casa ai Caraibi per 2 intere settimane potrete migliorare il vostro nido bricolando, cucinando, riordinando ripostigli e librerie. Insomma da fare ne avete finché volete, se poi vi trasferite temporaneamente nella casetta di montagna anche la volendo potete fare il bis. A meno che non siate troppo presi da neve e sci. Se avete bimbi piccoli prima impareranno e meglio sarà. Ultimamente avete lavorato molto e oggi arriverà il tanto atteso riconoscimento. Non abbiate paura di farvi valere, un aumento ve lo siete davvero meritato. E il futuro potrebbe riservarvi ulteriori sorprese. Tutte in positivo. Riserviamo questo spazio alla cura del benessere e alla salute con l'alimentazione. Quale è il sale minerale per un corretto fabbisogno? Un'integrazione per le caratteristiche dell'organismo della Vergine. Il solfato di potassio. Dove si può reperire, in quali cibi? Nella cicoria e nell'indivia, nei formaggi e nell'avena, nella segale e negli spinaci, nelle prugne e nel sedano. E per quanto riguarda le vitamine, quali sono necessarie alle caratteristiche organiche del vostro segno? La A e la B6. Dove sono contenute? Nelle carote e nel latte intero, nell'olio di fegato di pesce. Benessere. Emicrania, mal di stomaco, intolleranze, insomma siete così affaticati da sentirvi ridotti al lumicino. Le vacanze per voi non sono solo un piacere, ma un must e ve le prescriverebbe anche il medico se vi vedesse oggi ridotti in questo stato. Subito un pasto caldo, leggermente salato o speziato che vi aiuterà a tirare sulla pressione eliminando il senso di stanchezza. Ci sta anche una bella doccia o una lunga dormita. Domani vedrete il mondo con altri occhi. Inizia a prestare attenzione ai tuoi limiti, seguendo un regime di salute più organizzato. Inoltre, ricorda che bere abbastanza acqua e altri liquidi è fondamentale per mantenere una buona circolazione sanguigna. Per lei, mangiare in fretta per concludere in fretta il lavoro e fare dell'altro non è un'idea geniale, soprattutto da parte di una donna così salutista. Attenta all'alimentazione e ai ritmi giornalieri. Il malessere, infatti, si annuncia subito con bruciore di stomaco e il gonfiore di pancia, se poi soffrite di intolleranze. Si salvi chi può. Per lui, tra malumore e malessere la distanza è sempre più sottile, è proprio l'atteggiamento negativo verso la vita che consente a un malanno di entrare nel vostro corpo attraverso quel varco che la medicina cinese individua in mezzo alle scapole. Chiamandolo Kakuyu. Non resta che proteggerlo con la visualizzazione inondandolo di luce dorata. Colore delle emozioni, viola. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8,
Attività, 4. Finanze, 8. Benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.